Mister Mengo, nel miglior momento del Monte Giorgio è arrivata la zampata di Montuori che forse vi ha tolto anche un po' di tranquillità e serenità. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto perché siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. E poi sapevamo che incontravamo una squadra forte, sapevamo che dovevamo sbagliare il meno possibile. Penso prima del gol avevamo veramente subito pochissimo, anzi abbiamo creato tante palle gol, ha preso una traversa Montanaro, un mezzo palo di Pampano. Un peccato perché secondo me fino al gol meritavamo qualcosina in più, poi il gol sicuramente un po' ci ha spiazzato, abbiamo fatto un errore in uscita sul 2-0, poi è normale che siamo andati a forza d'inerzia, abbiamo fatto gol troppo in ritardo. Ripeto, sono contento per la prestazione perché ha fatto contro una squadra forte che merita il secondo posto. Un peccato perché noi in due partite, domenica, Giulianova e oggi qui a Notaresco, sicuramente non avremmo meritato 0 punti, anzi, però ci lecchiamo le ferite, ci prendiamo queste 2 sconfitte, sapendo che adesso il campionato inizia nel vivo, sapendo che dobbiamo fare tanto sacrificio perché giochiamo ogni 3 giorni e speriamo che un pizzico di fortuna ci venga anche incontro perché quest'anno veramente ci sta troppe volte girando le spalle. Mister, naturalmente, come ha detto lei, campionato che si fa ancora più interessante, c'è bisogno di tutti gli uomini. Quell'espulsione dei Lupoli come l'ha presa? Perché forse ingenuo il nome nel farsi sventolare il cartellino rosso. Guarda, posso dire una cosa, non è che voglio difendere Arturo perché non c'è bisogno che difenda nessuno. Mi sembra che è stata una partita abbastanza corretta, c'è stato tanto rispetto nelle 2 squadre. Io mi riporto 5 ammoniti, un espulso, calcolando che di questi 5 ammoniti la maggior parte ce l'avevo diffidati e domenica giocheremo con 5-6 squalificati. Non voglio accusare Arturo, ma mi sembra che l'arbitro, secondo me, è stato un po' lui che ha incattivito tutta la situazione. Se in questa partita qui si meritava 5 ammoniti e un espulso, penso che non ha visto mai una partita l'arbitro. Mister, come si riparte? Perché ovviamente forse dopo una buona prestazione commentare una sconfitta e ripreparare un'ulteriore gara si fa più difficile, c'è bisogno più di uno psicologo in questo istante. No, bisogna lavorare. Sappiamo i nostri limiti, sappiamo le nostre difficoltà, sappiamo i nostri pregi. Oggi secondo me abbiamo messo in campo tanti pregi, alla prima difficoltà abbiamo pagato, ripeto, quando incontri una squadra che sta seconda in classifica, qualcosa di buono già. Oggi sono stati bravi a sfruttare quelle poche occasioni, noi invece la nostra difficoltà è che nel momento migliore dove potevamo fare gol non l'abbiamo fatto, la prima disattenzione o forse la seconda abbiamo subito il gol su una palla inattiva. E pazienza, bisogna leccarsi le ferite sapendo che abbiamo fatto, secondo me, una buona prestazione come domenica Giulianova. Adesso bisogna lavorare. Mister Falasca, era difficile ripartire dopo due sconfitte pesanti perché erano due derby e soprattutto sotto l'aspetto mentale dopo i fattacci di Vasto. C'era bisogno subito di dare una scossa. Certamente. Siamo partiti nel primo tempo, i primi 10 minuti bene, poi dopo il gol mangiato, quindi ci siamo un po' short, diciamo così, le uscite le facevamo un po' in ritardo, però poi, fin nel primo tempo, ci siamo caricati, ci siamo messi a posto e per fortuna è arrivata questa vittoria meritata perché abbiamo fatto, secondo il mio punto di vista, un grande secondo tempo. A parte alla fine il gol che non deve accadere questa cosa, però dopo tutte le tensioni delle 2 sconfitte, ma soprattutto quello che è accaduto al mister, che tra l'altro voglio menzionare perché telefonicamente la sua presenza è stata importante anche per me. E devo ringraziare anche i ragazzi perché, nonostante l'assenza del mister, mi hanno dato grande supporto e gioia, quindi sono stati partecipi. E quindi per fortuna è arrivata questa vittoria, che ci meritiamo per poter sperare di riagganciare il campo basso, dato che abbiamo l'obbligo di provarci. Da parte loro, mister, un'ottima gara. Io con Mengo ho detto nel momento migliore del Monte Giorgio è arrivata la zampata di Montuori. Deve fare questo una grande squadra, sopperire a determinate mancanze se ci sono, per poi sfruttare anche i calci piazzati e cambiare volto al match. Ma certamente nel calcio moderno, dato che si studiano tanto le contrapposizioni tra le 2 squadre, i calci da piazzati e da fermo sono fondamentali. Quindi per noi è venuto questo gol da parte di Montuori e quindi ci ha portato bene questi 3 punti che, ripeto, ci fanno sperare di poter riagganciare il campo basso. Perché ad oggi abbiamo accorciato la classifica a -3. Nel frattempo il campo basso dovrà giocare, quindi aspettiamo
anche le nostre sorti dipendono anche da loro. Però noi ci dobbiamo credere, ripeto, ci dobbiamo credere vivamente, perché la squadra, se avete visto bene oggi, è viva e quindi ha voglia di recuperare questi punti. Il gol di Dos Santos è stato la ciliegina sulla torta, no? Perché c'è stato un bel recupero palla sulla tre quarti nel momento in cui il Monte Giorgio stava uscendo e poi quel mancino che ha tolto le ragnatele all'angolino. E si è sfogata anche un po' nell'esultanza, perché forse è un giocatore che è un po' beccato, ma quando si tratta di far sudare la maglia, insomma, si fa sentire sempre. Ma certamente, Dos è un grande professionista, e tra l'altro io conosco da tempo, avendoci giocato anche contro quando lui militava in promozione d'eccellenza. Siamo rimasti sempre, tra virgolette, in buoni rapporti e mi fa molto piacere per lui questo gol, che dà sicuramente gioia a lui, ma ancora di più alla squadra.